Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena. Ritornano su questi divani dei graditi ospiti. Parleremo ancora una volta di fotografia, dell'evoluzione della fotografia in un ambito estremamente particolare, forse uno degli ambiti più conosciuti, ovvero sia la fotografia di matrimoni, quindi quando ci si sposa, insomma, l'album fotografico, come si è evoluta la storia della fotografia in questi anni, sempre in questo settore. Dopo averci parlato dei bambini, tornano gli amici di Fotocapri. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Allora, Maurizio Rossi, in tutto il suo splendore, e Fabrizio, benvenuti al suo fianco. Insomma, questa volta insomma, siamo in un'altra tocca vera, a voi, sì. Tocca a voi, insomma. Parleremo di matrimoni, di qual è la vostra filosofia nello sviluppare un servizio per il matrimonio e tutto quello che c'è di annesso e connesso. Però, insomma, con Maurizio, che è un fotografo di grande esperienza l'esperienza, hai vissuto il momento passaggio. Esatto, sì. Cruciale, dal drammatico. Insomma, però facciamo un po' di storia, insomma, la fotografia del matrimonio è stato sempre, insomma, un asse centrale, portante di un fotografo, no? Prima eri vincolato al rullino, al negativo, 12 scatti, drammatico. Quando ho cominciato avevo 18 anni, quindi il mio primo matrimonio solo, non so se 3-4 giorni prima non ho dormito, quindi era normale, sai, che arrivavi lì, certo. Caricavi la macchina, sapevi che 12 scatti, poi finito e dovevi ricominciare, insomma. Quando c'è stato il passaggio mi è sembrato di volare, perché è completamente diverso, anche se ha agevolato questo un pochino tanta gente che nel settore della fotografia basta che ha una reflex e si pensi che sia un fotografo, insomma. Però è così. Non è così. Avere un punto, avere uno studio, avere un'attività commerciale comunque è una garanzia. Certo. È una garanzia che se sei lì, se mi vuoi insultare, io sono lì dietro il banco. E poi soprattutto se voglio confrontarmi, certo, con te per, insomma, tutto. Anche quando vieni a parlare, quando vieni a prenotare un mentale matrimonio, che normalmente lo si fa addirittura un anno prima, quindi hai possibilità di far vedere tutti i tuoi lavori, hai un nome, hai una storia, hai 50 anni di attività alle spalle, quindi non sono 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Non è che io ho 70 anni, però l'attività. Siccome potrei avere 70 anni, magari in televisione, una tragedia. Qualcuno di meno in realtà c'è. Qualcuno di meno, non tanti, ma ce ne sono. Ma giusto qualcuno, Sì, sì. No, comunque viene così. Insomma, diciamo che prima sapevi fotografare o sapevi fotografare, cioè non avevi tante alternative. C'era sempre il fotografo sfigato, comunque. Comunque, quella, cioè, comunque c'è sempre, del lavoro, c'è sempre il fotografo bravo e non bravo, quello è normale. Però dovevi, a un minimo di mestiere dovevi averlo. No, minimo, dovevi proprio averlo perché il rullino era quello. Io non so se avrò fatto un anno di pratica per riuscire poi ad andare via tranquillamente da solo a fare un matrimonio, perché comunque la responsabilità è tantissima. Anche perché il mondo del matrimonio è un asset, come dicete, molto specifico della fotografia. E lì non ci si improvvisa davvero, perché si parla forse del giorno più importante, uno dei giorni più importanti, no, nella vita di una persona, che va trattato con professionalità, delicatezza, un minimo di un sapersi muovere, insomma. Anche sapersi muovere, sono, è molto importante, anche una tempistica. Sì. Essere discreti, essere nel momento giusto al momento giusto. Sì, adesso ormai sono dei tempi, una tempistica che va molto di moda anche il backstage, no? Una sorta di tutta la preparativi che ci sono prima, quindi casa dello sposo, casa della sposa, e anche 2 ore prima, 2 ore e mezzo prima, e quindi anche se è sempre a contatto con le persone, con la gente, quindi un minimo anche sapersi muovere. Non invadere il campo, non dare fastidio, esserci, è un minimo di professionalità, insomma. Esserci ma non esserci. Cioè, bravo, esatto. Sì, molto anche importante. Perché sicuramente noi avremo delle coppie che ci guarderanno, perché sono stati già nostri. Sicuramente stanno dicendo, non è vero. Non è vero, era sempre lì che mi diceva, no, fai così. Loro invece lo sanno, che la prima cosa spesso quando vengono a prenotare, comunque parliamo con le coppie di sposi, la prima cosa che diciamo sempre, in maniera anche un po', ripetiamo, diciamo, ragazzi, oggi è la vostra giornata. Godetevela, perché dura poco, non pensate a niente, anche perché quello che andiamo noi a proporre, cercare di dare sì professionalità, discrezione, ma anche togliere un pochettino di carico, di pesantezza a questa giornata che già di suo è abbastanza prestante. Poi noi andiamo ad eseguire quello che
Non si fanno più sostanzialmente quelle pose esasperate, quella ricerca statica dell'immagine. Noi si va proprio a creare quella che è una sorta di reportage durante il matrimonio, per cui deve essere, anche perché quell'immagine, quello sguardo, quell'atmosfera che ritrovi nella fotografia, quando quei due ragazzi si guardano effettivamente, si vogliono bene, esprimono tutto quello che hanno, tu puoi metterli in posa quanto vuoi, puoi trovare il punto di luce magari relativamente, ma quella situazione la ricrei. Noi diciamo sempre che non bisogna documentare, bisogna evocare, perché quando tu evochi una sensazione, anche in un momento particolare, bisogna... E questo non è solo l'intuizione del fotografo, c'è una preparazione, c'è una tecnica. Maurizio diceva giustamente, lui Tutankhamon, come viene definito nel settore, no, vabbè, lui è nato proprio dalla pellicola, perché con mio nonno, sia suo padre, lui è nato proprio, fra virgolette, in camera oscura, le ha fatte di tutte, no? Io sono venuto un pochettino dopo. Che detto così, in camera oscura ne ha fatte di tutte? No, se no, suona vabbè, però, male, no. Beh, può succedere. Che c'è? È il backstage. È il backstage. È il backstage. Però diciamo, io sono venuto fuori un pochettino dopo, quindi sono specializzato con il digitale, con la post-produzione. Sì, è vero che ha facilitato un pochettino il compito anche chi si improvvisa un pochettino. Detto questo, richiede comunque una preparazione importante, perché l'intuito del fotografo, fare la foto bella a casaccio, può capitare un pochettino a tutti, no? Beccare il meteorite che arriva, la botta di fortuna. Farlo in maniera metodica, ripetibile. Voglio ricreare un effetto in maniera ripetibile, in maniera costante, lì ci vuole tecnica. Ci vuole tecnica. Ci vuole capacità, e lì non, la fortuna non basta. E noi investiamo anche molto in termini di tempo, anche non solo, anche sull'aggiornamento continuo. Facciamo dei corsi continuamente, perché finché hai il gusto di trovare qualcosa di nuovo, di andare dietro anche alla ricerca degli stimoli. Di stimoli anche, di ricercare una tensione veramente verso il migliorarsi, su questo aspetto in particolare della fotografia è determinante. Se no ti appiattisci e non riesci a stare dietro le esigenze del mercato. Noi, ai ragazzi che vengono a trovarci, che abbiamo il piacere di avere come clienti, che poi diventano anche amici, lo ripetiamo sempre comunque, di essere leggeri. Godetevi la giornata, ragazzi, perché al resto ci pensiamo noi. No, cioè, non toglie che comunque la giornata lavorativa per un fotografo in un matrimonio è pesantissima. Sì, è leggera per loro, ma... Cioè, perché è una cosa molto... Faccio una giornata tipo, così allora, capiamo. Praticamente, se un matrimonio si sposano al pomeriggio alle 4:30, mettiamo, del sabato, noi già alle 1 ci mettiamo in movimento per andare praticamente a fare lo sposo che si comincia a preparare. Una finta vestizione, perché naturalmente si sposa alle 4:30. Certo. Se questo, c'è la cinematografia di mezzo, se c'è anche il video. Dopodiché ci prendiamo, ci andiamo a spostare a casa della sposa e lì rimaniamo finché lei non esce. Quindi sono una sorta circa di 2 ore che stiamo lì, tutti i preparativi, trucchi, trucco e parrucco, tutto quello che è, fino all'uscita con il babbo, con quello che è, insomma, quello che sia. Dopodiché ci spostiamo in chiesa, questo è tutto calcolato in secondi, veramente. Sì, secondi. Perché sennò anche perché gli spostamenti con la macchina, arrivi in una chiesa dove non c'è il parcheggio, devi trovare. Sembra uno stupidaggine, ma alla fine è una carica di stress incredibile. Anche perché proprio la specificità di questa cosa, quando dicevamo i tempi, le cose di un matrimonio, sono dettati anche dal fatto che noi dobbiamo seguire il nostro lavoro senza appesantire la giornata degli sposi, ma anche senza invadere il campo degli altri professionisti che si occupano della giornata. Certo. Noi non saremo mai quelli che portano gli sposi in ritardo al ristorante, perché sappiamo che creiamo poi, tra virgolette, una difficoltà maggiore ad altri professionisti, che si riverbera poi nei clienti, nei ragazzi, che magari il servizio non è all'altezza. E idem su tutto, capito? Per cui... A me è capitato di stare aspettare gli sposi che arrivano. Dove stanno facendo le foto. Quello e non va bene. Dopo 2 ore. Quello non va bene, perché noi orribile. Cerchiamo sempre comunque, se un matrimonio è al pomeriggio, entro le 7:30, alle 8, di essere comunque nella location, perché anche gli invitati che sono stati invitati dagli sposi hanno la... cioè vogliono comunque stare insieme a loro. Tutta la giornata deve fluire in maniera adeguata, per cui non ci possono essere... E non è facile delle volte, non è molto facile. Anche questo, a parte il lato tecnico proprio della fotografia, è quella parte centrale della giornata, del matrimonio, che non è semplice, perché poi si è in giro, le difficoltà, gli imprevisti, e se non sai bene calibrare si va nel pallone. È un attimo. Sì, esatto. Una cosa che mi sono sempre chiesto, che vi volevo chiedere, è: voi influite nei luoghi dove avvengono gli scatti? Faccio l'esempio, mi parlavi del backstage, vai a casa della sposa o dello sposo, un minimo gestisci gli spazi, gli arredamenti, oppure tu arrivi, quello che trovi, no, tutto nella normalità. Tutto nella normalità. Non chiediamo niente di strano, perché
invaderesti il campo, praticamente crei dei problemi, insomma. Certo. E quindi noi arriviamo tutto com'è, perché comunque non devi essere un peso. Ecco. Quindi non devi dire spostami questo, facciamo quell'altro. No, no, perché ci dobbiamo muovere e non ci devono vedere in pratica. Ecco. Quindi, perché sennò sarebbe 2 ore ad averci intorno, no, chiedere anche, mentre lo sai che dopo c'è quella del trucco, c'è la ragazza che fa i capelli, sono in 2 o 3, gli comincia anche a dar fastidio. Quindi bisogna un attimino rispettarsi i ruoli e noi sicuramente non invadiamo mai il campo per questo. C'è un pool di professionisti che lavora attorno allo sposo e alla sposa e ognuno ha le sue... Guarda, anche nel settore che si chiama così del wedding, per significare qualcosa che è anche di più del matrimonio in termini italiano secco, nel senso che è un mondo molto complesso che ci vive dentro, anche fra professionisti anche diversi che gravitano attorno comunque a questo ambito, il rispetto al netto di poi delle realizzazioni che vengono effettuate all'atto pratico è dato anche dalla capacità di rapportarsi in queste maniere. Quando io faccio il mio lavoro in maniera pulita, adeguata, gli altri lo fanno altrettanto, si crea un rispetto che dopo è tutto vantaggio anche degli sposi, perché la giornata fluisce come deve andare. Scorre come deve scorrere. Così in chiesa. Il massimo rispetto anche per la liturgia. Sì, certo, se sull'altare. Cioè, comunque muoversi in un certo modo, rispettare la messa, rispettare i momenti che non si può scattare, questo l'abbiamo sempre fatto, lo faremo sempre, anche se qualche volta qualche cicchetto dal prete arriva. Però quello ci sta. Mettersi nei posti giusti. Quello ci sta, no, anche dopo 30 anni che fai il matrimonio, qualche cicchetto non ti arriva, però va bene, ci sta, perché delle volte non ti rendi preso dal lavoro, un attimino di ritardo e dopo rientri un attimino subito. Però l'attenzione a migliorarsi sempre. Sì, basta essere in punta di piedi, veramente. Spesso si lavora sull'altare, cioè. È una cosa quindi che non devi essere trasparente in pratica. Ci devi essere, ma non esiste, insomma, è normale questo. E una cosa che ti volevo chiedere, Maurizio, tu che voglio dire hai vissuto l'era della pellicola, le esigenze del cliente in base anche alla tecnica poi che tu utilizzi sono cambiate? Cioè adesso i ragazzi che si sposano rispetto prima vedevo... È cambiato tantissimo. Quindi adesso i ragazzi che si sposano vogliono tutto, ormai va di moda questo reportage, ecco. Una sorta di scatto senza accorgersene. E questo sta comunque al fotografo, essere bravo e cogliere i momenti particolari, perché tu dici sì, io faccio il reportage, poi alla fine vai a vedere gli scatti fatti dal fotografo, sono scatti che si facevano 30 anni fa, uguale. E comunque il cambio c'è stato, prima erano meno esigenti anche perché c'era meno informazione. La crisi ha fatto anche bene in questo caso. Sì. La crisi di questi c'era anni. Una bella selezione. Ha fatto selezione. C'è stata una bella selezione. Ha svegliato qualche mente e ha fatto molta selezione. Anche se il digitale ha tirato fuori tanti fotografi che non sono fotografi. Questo ci sta. Questo è un problema. Come in tutti i settori. Per voi che siete dei professionisti, sentite questo. È un problema un po' nostro, ma è un problema anche degli sposi. Sì. Perché capita non così raramente che ti vengano la sposa distrutta quasi in lacrime a dire dopo, fammi qualcosa, aiutami. Questo dopo. Perché mi ha fatto il matrimonio l'amico dell'amico e non ho proprio del materiale a volte. Capita poi anche aneddoti particolari. Al netto di questo, ripeto, la capacità secondo noi, secondo come la viviamo noi, perché poi c'è anche un po' la mano, il manico del fotografo, anche di come vede le cose. Certo, ad esempio noi spesso, quando dici vabbè la fotografia la fai a colori, lo scatto lo fai a colori, poi lo puoi convertire in bianco e nero. Ci sono delle situazioni, ne parliamo spesso, che proprio si vivono in una determinata maniera. Io certe situazioni le vivo in bianco e nero, scatto in bianco e nero, perché altrimenti quel tipo di atmosfera, quel tipo di situazione, non me la ricreo, non la vivo proprio, non sono, e devo fare in questa maniera. Per cui c'è un pochettino anche la capacità, nessun fotografo ha parità anche di qualità tecniche che sono molto importanti, non tutti i fotografi sono uguali. Chi si accontenta del fotografo che fa una documentazione della giornata, fa gli scatti di gruppo per avere la foto da dare alla zia di Rimini o di quant'altro, sbaglia, non si deve accontentare di quello. Il fotografo deve evocare, deve lasciare dei sentimenti, deve ricreare un'atmosfera di quel momento, deve dare emozioni. Questo lo si fa con tecnica, tanta tecnica, che sembra non basta un corso di fotografia per fare queste cose, è inutile sottolinearlo, è un pochettino anche di intuizione, perché la fotografia è un po' a cavallo tra scienza e arte e si sovrappone un pochettino queste cose, per cui è molto più complesso di quello che sembra, poi il matrimonio in particolare. Esserci ma non esserci, però devi entrare anche in sintonia col soggetto, penso, devi capire un po' il rapporto si instaura quando i ragazzi, la coppia vengono a negozio a parlare più
più o meno del progetto che sarà del loro matrimonio, di quello che vogliono realizzare, si cerca di instaurare subito un rapporto di empatia, cioè se non c'è quello non ci sarà niente, perché io se sono il fotografo duro, sai, il fotografo importante, gli sposi lo avvertono questo, quindi si irrigidiscono, non riescono ad avere un rapporto con te come deve essere invece, praticamente prendere, camminare, passeggiare, parlare, discutere con noi, ridere, scherzare, gli sposi che ci stanno guardando, che ci guarderanno, non possono dire altrimenti, perché noi li facciamo ridere tranquillamente, quindi è una sorta di metterli a loro agio, insomma, per farli stare tranquilli. Non siamo noi tanto che andiamo a dettare, a tracciare la linea, ossia noi abbiamo il nostro modo di lavorare che ci contraddistingue, però ci si adegua sicuramente anche alle esigenze, ai gusti anche degli sposi, nel senso che c'è anche la coppia un pochettino più formale, c'è la coppia più spigliata, che più piacere, anche le location, come si diceva anche quando si vanno a fare gli scatti in esterno, le location a volte si definiscono prima, a volte sono tantissime variabili, prima fra tutte il tempo, che vanno considerate, a volte spesso è capitato che non si decidono, vediamo lì al momento, dopo l'uscita dalla chiesa, dove vogliamo andare ragazzi, vogliamo fare, come siamo messi col tempo, sì tranquillo, facciamo un po' di mare, un po' di collina. Quindi è tutto work in progress. Non ci sono. Se si vuole sì, si può fare tranquillamente, c'è invece chi ha più piacere a definire un pochettino il tutto e lo si fa ben volentieri, voglio dire, anche per noi va benissimo. Si va incontro anche alle esigenze. Comunque il rapporto è molto importante. Molto. Sì, guarda, fra le cose che ti dicevo prima, anche l'evoluzione durante questi anni del wedding, questo è un mondo veramente che nel giro di pochi anni ha subito un'evoluzione clamorosa, ossia ogni settore di questo ambito è studiato scientificamente proprio, a vantaggio degli sposi, perché tutte le situazioni, non solo quelle fotografiche, si vede una qualità ormai che qualche anno fa sinceramente non c'era. E in questo caso qua appunto è importantissimo andare a trovare quella che è la sintonia giusta, le situazioni che riescono ad entrare veramente, a essere aderenti con gli sposi. Non è neanche facile stare davanti a una macchina fotografica, davanti a una telecamera. Anche perché sì, esatto, quindi si va a creare... Bisogna un po' anche... Metterli al loro agio sicuramente. Noi lo guarda sappiamo. Come sono ridotto io adesso. Lo sappiamo che non è facile stare davanti a una telecamera. Sono tutto sudato. È meglio stare dietro, sono aiutato a stare dietro. Esatto, era la domanda successiva che lui fa. Una volta tanto state da questa distrutto. Quindi sapete è un disastro. Che cosa provano i vostri... Non è uguale perché lì bene o male ti imboscano tanto qui. Però. Allora, siete due fotografi, avete delle personalità distinte, siete due professionisti tutti e due, e insomma vi chiedo con che metodo, con che occhio, con che visuale vi approcciate a fare gli scatti, perché immagino che voi fate lo stesso scatto, se lo fate voi due, ognuno ha la propria... Non ci sarà mai uno scatto uguale all'altro, anche se lo stai facendo dalla stessa posizione, perché uno vede le cose sempre completamente diverse, quindi il bello è questo, che puoi essere anche in tre a scattare un matrimonio, comunque ognuno ha il suo modo di vedere la fotografia, ed è quello importante, se no andrei via sempre da solo, lui andrebbe via sempre da solo. C'è anche l'aspetto video, perché tu c'hai macchina che fa anche... Allora, seguiamo ovviamente appunto nel wedding, nel discorso del matrimonio, seguiamo la parte fotografica da sempre, la parte cinematografica da sempre, e si parla di cinematografia in particolare perché oltre alla classica realizzazione video, si è andato in questi ultimi anni a concretizzare molto il discorso della cinematografia. La cinematografia è una tecnica di ripresa, che viene riproposta anche quando uno non se ne accorge, Molte delle produzioni anche americane, hollywoodiane, anche i telefilm che si vedono abitualmente sono spesso ripresi con questa attrezzatura, che è sostanzialmente l'attrezzatura fotografica delle reflex adibita, arricchita con altre, vediamo qua abbiamo il microfono, abbiamo l'oculare, che crea una qualità di ripresa sicuramente eccezionale. Questo comporta anche poi una tecnica di ripresa e anche una tecnica di montaggio tutta a sé. Per cui qua i corsi di specializzazione su queste cose negli ultimi anni si sono sprecati per noi che li abbiamo fatti, ed è una... È un altro mondo. È molto complicato. Noi lo seguiamo tutto, sia in ambito fotografico che in ambito cinematografico appunto, riusciamo a essere veramente aderenti alle esigenze dei clienti, degli sposi, nel senso che non c'è un matrimonio uguale all'altro, riusciamo anche a calibrare, a mettere assieme il vario puzzle a seconda di quello che il cliente richiede, anche a livello di costi. Non tutti i matrimoni sono uguali all'altro, perché anche la realizzazione
Quindi era un puzzle veramente che si compone sia in termini di prodotto che si viene ad offrire, di conseguenza anche a livello di costi. Noi raramente non siamo in grado di soddisfare le esigenze del cliente, ma non sembra un punto esagerato, no, ma anche perché veramente essere in grado di assecondare quello che il cliente chiede ti consente poi ovviamente di, e non è facile, soddisfarlo nel modo più... E non è facile però. Qualche aneddoto particolare, qualche cosa di simpatico che vi hanno chiesto senza fare nomi e cognomi? Chiesto o visto? Chiesto, visto, vabbè, di tutto. Abbiamo, io in 30 anni ho assistito a tutto, quindi spose che cadono, l'uscita di casa, inciampa il velo che si ribalta proprio alla Paperissima, proprio, sì. È bellissimo. Sì. Non però, ho avuto il consenso di mandarle a Paperissima, sennò, però era veramente materiale stufo. Sì, nei ristoranti, dove c'è le location, ormai succede di tutto e di più, perché ormai sono diventate delle feste, non c'ho la voce, mi scuso, c'è una tragedia. Voglio fare il ragazzino, ma dopo mi scopro, e dopo mi ricordo che ho 50 anni e me li devo ricoprire. Ma oppure, le piscine nei matrimoni hanno fatto stragi, stragi complete lì. Sono molto gettonate. Sono gettonatissime, sembra che le vanno in cerca proprio. E voi giustamente, da bravi reporter, siete lì a cogliere l'attimo, perché... Certo. Quello c'è, lì la documentazione c'è, non si evoca niente lì, si documenta. E quindi, insomma. Poi una cosa bella che abbiamo detto anche l'altra volta con Francesca, c'è un, non dico quasi un'imposizione, però voi consigliate fortemente, vivamente, perché questa è anche la memoria storica dei nostri episodi, della nostra vita, perché... Lo dicevamo l'altra volta parlando di bambini, insomma, cioè un CD e un SD, una schedina SD è la cosa più misera che possa esistere, e non c'è niente di meglio invece che tornare a sfogliare proprio le foto vere e proprie, insomma. E quindi questo è importante. Ma questo nel matrimonio c'è sempre stato, però... E spero ci sia sempre. Ecco, il brutto uso di dare sti CD... Purtroppo è una questione anche di risparmio. Ormai la gente pensa che tenendo tutto in SD o in chiavetta o nel computer o nell'hard disk, dove vuoi che sia, comunque non durerà niente, non ci sarà nulla. Si è molto volatile la cosa. L'unica cosa che resisterà nel tempo è veramente una stampa fotografica. Io facevo, delle volte racconto alle coppie giovani, che quando vado a mangiare a casa di mia madre, la cosa più bella che è aprire i cassetti e andare a prendere le foto vecchie di casa. Allora mi metto lì, anche se sono tutte spaiate, incasinate, io penso che sia uno dei gusti più belli che ci sia, cosa che i giovani stanno perdendo, e questo è, penso, una tragedia, che sì, veramente brutto. No, perdi di sensibilità. Creerà poi evocare, giusto per ritornare a parlare di evocazione, penso che ricordare che cosa è successo in quello scatto... Bravo, perché la foto non è uno scatto, non è statica, quando tu la guardi rivivi tutti i momenti che sono accaduti prima e dopo. La situazione. Quindi è una cosa veramente bella. La gita, il pranzo. Ed è bruttissimo se questo si perde, insomma, è una cosa più brutta che ci sia. Poi sì, nel nostro lavoro lo vediamo, si parla proprio di un vuoto generazionale nel prossimo futuro, nel senso che questa generazione... Ci stanno preoccupando. Che non hanno mancherà proprio una memoria storica della cosa. È uscito un articolo di Google, su Google, proprio di uno dei capi di Google, che spiegava questa situazione, perché cominciano a vedere che i giovani da 10 anni a questa parte non hanno ricordi touch, in mano, toccare. Tattili. Quindi è una cosa molto seria, perché sanno anche che tutto quello che è stato archiviato in digitale comunque andrà, si perderà. Dove lo salvi? In una disk che se si rompe non si salva, in un computer che si romperà, o in un telefonino. Cioè non resisterà nulla di queste cose qui. Altra cosa che riguarda il nostro lavoro, l'archiviazione nel digitale è diventata una cosa importante, nel senso, una volta si era negativi, adesso si scatta in digitale, anche in fase di archiviazione è che per noi è un si problema. Sprecano hard disk di continuo. E comunque non avrai nulla di certo. Nulla di certo. Noi comunque, sì, non avrai nulla, perché fai un backup, un altro backup, ma comunque fra 10 anni dove pensi di andare a riprendere questo? Bisogna sempre aggiornare anche l'archivio. Le chiavette, buttate nei cassetti. Non durano niente, quindi non è... Il CD, il DVD, nulla. Nulla di nulla, quindi l'unica cosa è la mattonella e l'hard disk, ma anche quello può saltare. Anche perché adesso, insomma, se noi andiamo a riprendere le stampe di quando eravamo ragazzi, insomma, sono un po' ingiallite. Adesso hanno la durata
Si spera. Si spera. Costante nel tempo, le danno certificate per 150 anni perché penso che oltre non possono andare. Però comunque è ben quindi diverso non è più un problema. Foto. Se prendi le foto di 30 anni fa diventavano tutte rosate, rosse, e era normale, erano esatto. I primi colori, ci stava. Ci sta. Adesso più o meno no. Non resistono. Il digitale comunque in questo ha aiutato. Anche se giallina comunque rimane. Rimane, e qui gialla ma almeno c'è. Almeno c'è, sì. Col cappellino da boy scout. Sì, sì, comunque 13 anni ce l'hai, insomma. No, no, è una cosa molto con le braghette corte, ma ci sono. Esatto. E invece una cosa che mi fa piacere chiedervi è anche l'utilizzo poi pratico dell'album. Insomma, voi avete testimonianza di che cosa... No? Sull'album, su quale tipo sull'album si può anche veramente... lì c'è stata un'evoluzione, certo, immagino assolutamente no? No. Ti dicevo prima che la composizione anche dell'oggetto matrimonio, ecco, che si va a proporre è aderente alle esigenze dei clienti. Ci sono persone che sono hanno più piacere avere soluzioni un po' che anche più importanti da un punto di vista realizzativo, chi preferisce una cosa più sobria, più veloce. Anche gli album sono di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Sicuramente noi siamo concessionari Graphi Studio, che è un'azienda che nel mondo ha inventato la stampa su pagina, per cui tra l'altro è un marchio italiano prestigiosissimo, e siamo concessionari con questa azienda, garantiti a vita, per cui il problema di qualità in quel senso, riallacciando il suo discorso produttivo, carta, realizzativo, non ce ne sono ovviamente. C'è poi un'attenzione estrema in quello che è la fase di post-produzione, a differenza di prima come era nel mondo analogico, quello della pellicola. Ora, l'abbiamo accennato anche l'altra volta con i bambini, e la foto perfetta, fra virgolette, è quella che si vuole ricercare, è data da uno scatto ottimo, aiutato in fase di post-produzione da un contorno che più è invisibile, anche in quel caso meglio è, ma che dà quel qualcosa in più che non si capisce cos'è, ma che realmente aiuti a realizzare a avvicinarsi, fra virgolette, alla perfezione. Questo anche a livello grafico, poi nella composizione dell'album, noi, la filosofia è anche questa, che diciamo ai ragazzi è: vi deve piacere oggi, vi deve piacere fra 5 anni, vi deve piacere fra 50 anni, nel senso che anche a livello grafico si possono fare di tutte le porcherie che si vogliono. Noi ricerchiamo una certa pulizia, una certa linearità, senza garantendo armonia, dinamismo alla pagina, all'album, ma senza andare a però sporcare. Insomma, il timbro Foto Capri ci deve sì, essere, vale, insomma, la propria quella, idea, il no? Al minimo, l'idea è quella. Oh, insomma, è un giorno importante, il giorno del matrimonio, per alcuni è un giorno che si vive una sola volta, per altri un paio, due, tre, vabbè, però comunque... Per noi è meglio. Per voi è meglio, però comunque diciamo che è un giorno che uno, almeno sulla carta, dice è un giorno che non ci sarà più. E quindi, insomma, abbiamo bisogno di professionisti che ce lo documentino e che ci... perpetrino poi nel tempo anche quello che è successo. Cosa avviene? Facciamo un esempio tipico, mancano pochi minuti, uno decide di sposarsi, entra nel tuo punto vendita in via Garibaldi o è uguale, in via Roma. Via Roma, cosa succede? Niente, chiedono, vogliamo, prossimo anno abbiamo intenzione di sposarci. Ecco. Allora gli dico la camera delle torture è di là. E di là. Li facciamo accomodare naturalmente, gli proponiamo tutto quello che si può fare nella fotografia. Ci sono diverse soluzioni. Ci sono diverse formule da tutti i prezzi, da quello che vogliono spendere, da quello che vogliono fare, se vogliono fare l'album libro, se vogliono la scatola con le foto dentro, se vogliono fare un video normale oppure in cinematografia, e quindi tutte le soluzioni. L'utilizzo meno del drone. Sì, l'utilizzo meno del drone. Ho visto prima delle immagini a drone. Abbiamo anche il drone da utilizzare naturalmente con l'operatore certificato, con assicurazione, tutta norma, perché anche il drone ha i suoi vincoli. Sì, sì. Però è anche serio, insomma, quindi anche quello non è che lo puoi prendere, alzare e farlo volare come ti pare, ci sono delle restrizioni che vanno rispettate, tutto in sicurezza, quindi, sì, certo. Assolutamente sì. E lì si fa un preventivo, lì ci si cerca di più o meno di capire cosa loro vogliono, ecco, e di andargli anche incontro delle volte, perché sono delle esigenze diverse. Naturalmente chi si sposa in comune delle volte non può, non vuole spendere come magari uno che può fare la cerimonia normale con la anche chiesa, perché magari evita di enfatizzare troppo la cosa, vogliono delle cose un pochino più semplici, meno, e allora ci si va incontro e gli prospetti varie soluzioni
lì non avete problemi di parcheggio, fate 150 no, metri e siete arrivati. Possono tutti in comune, va benissimo. Va benissimo. Sì. Zero se andare a casa dalla sposa, dopo è una tragedia, ecco, tornare. Vabbè, un minimo, no? Bisogna, bisogna soffrire, tutto sì. Facile così. Io Fano su Fano mi muovo in Vespa, anche sì, se sono andato a matrimonio, sì, la Vespetta bianca, noi andiamo, siamo più veloci. Anche perché molte volte facciamo riprese anche in movimento e andate, a volte capitano che siano interessanti poi alla fine. Bene, allora, insomma, abbiamo detto più o meno tutto. Abbiamo sviscerato, come si dice, il mondo del wedding. L'ultimo dettaglio, sì. In questo periodo particolare dell'anno abbiamo delle promozioni interessanti per quanto riguarda l'anno prossimo. Io intervengo sempre parte commerciale finale. Anche questa puntata è fatta così, un po', ci siamo seduti, facciamo due chiacchiere, invece questo è un aspetto importante. E seguiamo un pochettino in questo proprio periodo dell'anno, fino alla fine dell'anno, perché si sposa il 2016, abbiamo delle iniziative, delle promozioni importanti, sia da un punto di vista realizzativo, con delle novità, con delle dei regali che facciamo semplicemente agli sposi, sia anche da un punto di vista di prezzo riusciamo a garantire essere molto ficcanti in questo periodo. Ficcante è un bel, un bel termine. Abbiamo un bello sconto, da 15.000 euro a 10.000 euro. Quindi ne facciamo uno. Ce ne basta uno e siamo a posto. L'avete fatto. Bene. Insomma, abbiamo conosciuto anche la personalità delle persone che poi entreranno nelle vostre case, nei vostri ambienti, perché insomma comunque è vero che lavorano con grande professionalità, con grande discrezione, però comunque entrano nei vostri ambienti, insomma, quindi sono tutto sommato persone di estrema piacevolezza, simpatici, ci siamo fatti due battute, due risate, per cercare di farvi capire quello che c'è alla base di un servizio fotografico per un matrimonio, tanto lavoro, tanta professionalità. Non bisogna affidarsi a persone che si improvvisano, perché poi quando ti metti la fede al dito, quello è, non è che si può replicare. Non lo puoi fare il giorno dopo. Quindi o becchi il momento giusto e sei capace di farlo, oppure rischi che insomma il tuo giorno, uno dei giorni più importanti della tua vita, non abbia la giusta memoria. E questo vale anche per le foto, quindi mi raccomando, andate con fiducia dagli amici di Fotocapri, perché sono professionisti e soprattutto date insomma memoria alla vostra vita attraverso le fotografie, mi raccomando, questo è importante, mi piace anche a me come fisiografia, perché anch'io sono nato con la pellicola, quindi sono legato a questo mondo della pellicola. Allora, grazie Fabrizio, grazie Maurizio per essere stati qui, tornate perché ci divertiamo molto, sì, devo va dire. Bene. Va bene? Perfetto. Per questa puntata dopo cena è tutto, grazie, abbiamo parlato di matrimonio, abbiamo parlato di fotografia, alle prossime puntate, ciao!